Vabbè, ma non esageriamo, ma ragazzi, mo è inascoltabile, mo così tremendo. Questa è colpa nostra, vero? Siamo inascoltabili. Lo sapevo, ma i nostri ospiti non sono inascoltabili. Ed è solo per loro che ancora non ci hanno cacciato. Dici, perché abbiamo grandi ospiti e quindi grazie a loro il nostro programma va avanti. Andare avanti. E anche oggi abbiamo un ospite importante, un regista, una figura che comunque è... sta salendo tra le stelle anche lui, ed è Mohamed Osamel-Din. Ciao Mohamed! Ciao. Pronunciato, ragazzi, pronunciato ciao bene? Tutti. Sei stata brava? Pronunciato benissimo, bene? Benissimo, avevo un po' di ansia di prestazione, ma... Ciao allora, Mohamed! Ciao! Innanzitutto dove sei? Dove ciao, ti trovi? Ciao. Allora, in questo momento sono a casa del mio amico sceneggiatore con cui sto scrivendo, quindi insomma, se la connessione va male è colpa sua. Ah bene, sappiamo chi perseguitare nel caso. Perché sai, quando scrivi un film, una sceneggiatura, anche un po' quando stai insomma pensando a un romanzo, a un articolo, ti ritrovi ad aprire 500 pagine di internet, è vero? State in quella condizione in cui siete la ricerca totale, vero? Sì, perché qui abbiamo una sceneggiatrice verissimo, che tu quando parli di sceneggiature lei si sente molto vicina. Mi si illuminano gli occhi. Si illumina di mezzo. Presa in causa. Allora, Mohamed, cosa ci vuoi raccontare? Uno dei tuoi ultimi progetti è Zero, giusto? Uno degli ultimi progetti che hai fatto. Esatto, è l'ultimo che ho girato, che spero abbiate visto, che è appunto una serie Netflix. Io ho girato il secondo episodio, è stato il mio esordio, diciamo, seriale, e sono molto contento, insomma, di aver esordito con questa serie. Non spoileriamo niente, è una serie sul sociale, appunto, molto importante, che è stata molto criticata in maniera positiva, naturalmente. Se ne è parlato molto, se ne è parlato molto. Sì. Ah, innanzitutto complimenti, noi siamo veramente fieri di avere qui un regista Netflix, uno sceneggiatore, cioè ragazzi, alti livelli, grazie. Quindi grazie, non ci stanno cacciando, anche oggi grazie a lui, capito? Cioè, è importante da dire. E... vuoi fare tu un'altra domanda? Vado io? Vado allora, io. Vai tu, perché io ho una domanda più sul Mibact e sui suoi premi. Sono molto interessata all'ospite che abbiamo e al suo passato e a quello che è riuscito a costruire. Mohamed è sempre stato molto vicino comunque al sociale, anche i cortometraggi che ha fatto sono quasi tutti legati appunto al tema sociale, come Youssef, giusto, che ha vinto una notevole quantità di premi. Ce ne vuoi parlare di qualcuno dei premi che ha vinto? Ah, sai, allora, innanzitutto appunto, più che diciamo tema sociale, io ho sempre cercato in modo spontaneo di raccontare quello che conosco, quindi diciamo, essendo appunto io in primis, diciamo, con una storia di immigrazione e di integrazione, quindi cerco appunto di raccontare questi sentimenti che conosco, diciamo, abbastanza bene. Youssef è sicuramente il corto, diciamo, che è stato apprezzato di più. Siamo stati in cinquina ai David, siamo stati a Clermont-Ferrand, insomma, ha vinto tanti premi, però più che altro io poi di tutti questi premi la cosa che apprezzo di più sono le proiezioni, e poi appunto con te, insomma, ci siamo anche visti in una proiezione, la reazione del pubblico, quello che provano, quello che mi dicono quando vedono i miei lavori, questo alla fine è il motivo per cui le faccio, no? Il motivo per cui ogni regista, insomma, li fa. Quindi il fatto di esserci a trasmettere magari un messaggio, una sensazione, che sentivo il bisogno di trasmettere, insomma, per me questo è il vero premio, ecco. Giusto, ed è la cosa più bella secondo me, fare il proprio lavoro con passione, credendo in qualcosa, perché nell'ultimo periodo parecchie persone non lo fanno più credendo nel proprio lavoro. Infatti ci sono diversi ostacoli, soprattutto nel mondo dell'arte. Sì, fa spegnere quella stella, quella luce che viene quando uno fa qualcosa in cui crede, fondamentalmente. Infatti dal sorrisone del nostro ospite si vede che c'è ancora quella stella, che c'è ancora quell'emozione. E io volevo farti una domanda proprio sull'emozione e sul futuro, perché io ti ho conosciuto con un cortometraggio, Sottoterra, che è stato selezionato al Gifoni Film Festival.
Quindi io sono una grande appassionata del, sono una grande frequentatrice del Gifoni Film Festival da sempre, e quindi ricordo benissimo questo cortometraggio. Però ecco, indicativo il fatto che sia stato proposto a dei giurati bambini, quindi dei giurati minorenni, perché ricordiamo il Gifoni Film Festival è un festival in cui sono i ragazzi di diverse fasce d'età, quindi dipende dal cortometraggio quale fascia d'età il cortometraggio, a quale fascia d'età il cortometraggio è proposto, diventano i giurati dei cortometraggi. Quindi volevo farti una domanda, anche e soprattutto visto anche la tua vicinanza al sociale, sull'importanza dei ragazzini, dei bambini, del contatto con loro e del futuro del cortometraggio, proprio come stile, come visione stilistica del cinema, il cortometraggio che futuro può avere, e come si avvicinano all'arte del cinema i ragazzini adesso. Che insomma, dopo 2 anni che non sei andata al cinema, tanti ragazzi nemmeno sanno cos'è il cinema effettivamente. No, ti ringrazio perché mi hai ricordato un'esperienza molto interessante, perché in realtà Sottoterra Gifoni era in una sezione per i genitori, cioè erano i genitori che ecco perché allora sono entrata con facilità, avete visto? Però è stato molto interessante perché quel giorno, sai, Sottoterra, diciamo, è uno dei primi corti che ho realizzato, quello era uno dei primi festival importanti a cui partecipavo, e mi ricordo la prima, diciamo, il primo intervento è stato di una signora a cui non era piaciuto il corto e mi ha massacrato, mi ha proprio massacrato, ha detto: io non ho capito perché hai realizzato questo corto, non ho capito il senso. E subito dopo si alza un altro signore e mi dice delle cose pazzesche, è un capolavoro, è un cinema puro, è bellissimo. Quindi per me quella è stata una lezione importantissima per imparare che appunto uno deve essere onesto raccontando quello che vuole raccontare, poi ognuno con l'esperienza, diciamo, sua lo percepirà in modo, certo, modo personale, diverso. Però tornando alla tua domanda, in realtà con Youssef invece abbiamo fatto delle proiezioni nelle scuole, quindi con dei ragazzi di 14, 15, 16 anni, e io ero sempre molto preoccupato perché poi Youssef c'ha un montaggio particolare e veniva sempre proiettato insieme ad altri corti, diciamo, un po' più commerciali tra virgolette, con delle storie molto più lineari, più semplici, e la cosa che mi ha colpito è che io avevo un pregiudizio nei confronti di questi ragazzi, perché pensavo: ah, non gli piacerà mai Youssef, gli piaceranno gli altri corti che sono più semplici. Invece loro criticavano gli altri dicendo: ah, ma sono didascalici, sono banali, invece Youssef ci ha trasmesso emozione, quest'altra. È un bellissimo, bellissimo progetto e speriamo a breve di poterlo rivedere su qualche festival. Ma noi adesso dobbiamo lanciare un po' di musica? Sì, ci rincontriamo con lui subito dopo la canzone, perché voglio sentire, dopo quello che è stato il parere dei ragazzi, come ti sei sentito ad essere partito tu, prevenuto, nei loro confronti. Io, papà. Mohamed. Stiamo parlando proprio con l'ospite di oggi. E un'altra domanda carina, secondo me, sai quale potrebbe essere? Come ti sei sentito fare un passo da un cortometraggio a un episodio di una serie Netflix, ragazzi? È importante, eh? Tu come ti sei sentito, tu? Allora, è stata una gioia ovviamente infinita, perché il percorso lo conosciamo tutti, insomma, è abbastanza difficile, poi dal corto di solito si passa al lungo, però allo stesso momento ovviamente era una bella sfida, cioè dovevo comunque confrontarmi con un formato con cui, diciamo, non avevo una grande esperienza, però diciamo che me la sono cavata abbastanza bene, insomma, è andata abbastanza bene, quindi sono molto contento. Dai, anche noi siamo contenti e ti auguriamo siamo onorate tra l'altro di essere in tua compagnia. E sì, stavamo parlando del fatto che ti auguriamo anche un lungo, è in progetto? È un piacere, no? È in progetto anche un lungometraggio? È in progetto.
Ecco, ce ne vuoi parlare? Qui, hai qui un'attrice, un aiuto sceneggiatrice e un DJ può essere utile. Momento Marchetta. Ci vuoi parlare del prossimo? Ci vuoi parlare del prossimo progetto di questo lungometraggio? Guarda, è lo sviluppo di Sottoterra, il lungometraggio di Sottoterra. Vedi, ho visto il corto giusto. Ci sta, ci sta. Ma noi ti dobbiamo fare un paio di domande importanti che noi facciamo agli ospiti, che vabbè è la classica domanda del giorno, è la domanda che caratterizza tutti gli ospiti. Ed è qualcosa che ti lega a Roma. Quando tu pensi a Roma, che cos'è la prima cosa che ti viene in mente? Garbatella. Perché non è il primo? Garbatella. Sì. Perché? Vai, dici. Perché è il quartiere dove, diciamo, sono cresciuto, cioè il quartiere dove sono, è il primo quartiere italiano che ho visto, quindi anche romano, e quando mio padre mi ha preso da Fiumicino, mi ha portato a Garbatella, da lì per una quindicina d'anni non mi sono spostato, quindi insomma... E Sottoterra, tra l'altro, racconta anche in parte quei primi anni a Garbatella. Ed è un quartiere quindi a cui sei molto legato. Tra l'altro è un quartiere molto cinematografico e c'è anche un murales bellissimo di Alberto Sordi. Esatto. A Garbatella. Vedi, è un quartiere proprio legato all'arte. Si torna sempre a Roma Sud, Sempre Roma Sud. L'animo di Roma Sud. Qua non c'è niente da fare. Ti facciamo anche una domanda molto molto importante per noi, culinaria. Attenzione, cosa scegli tra team carbonara e team amatriciana? E te lo chiede una pugliese, cacio e pepe. Cacio e pepe, la migliore in effetti. Noi diciamo sempre solo queste due. Cacio e pepe è una grande scelta. Ogni tanto la scelgo anch'io rispetto alla carbonara. Devo essere sincera. Perché supplì, cacio e pepe, ne vogliamo parlare. Mamma mia, basta che ci viene fame. Allora ringraziamo molto. La domanda. Noi non gliela facciamo. Ah, giusto, vai. La domanda, tu nella tua vita cosa cambieresti? Passato, presente, futuro, il cambio dell'armadio, il cambio del conto in banca, qual cambiare paese? Qual è il cambiamento paese? Che vorresti? Allora, prenderei più cura della mia salute. Vedi? Avrei fatto più sport. Sì. Vabbè, quello non è mai tardi comunque, Mohamed, si può cominciare. È un grande cambiamento che si può fare. No, lo sto facendo però. Tipo il mio, che voglio smettere di fumare. Ecco, ieri ero da fisioterapista, però insomma c'è un po' di acciacchi già, quindi insomma avrei evitato. Ecco. Tutto si Grazie Mohamed, grazie di essere stato qui con noi e noi ti salutiamo, grazie, salutiamo anche chi si affaccia qui alla regia, Chiara Fexino, vedo un sacco di persone. Grazie Mohamed, è il momento della musica. Grazie a voi. Ciao Mohamed, ti aspettiamo qui in studio.